spazio qua, sala del trono, ok, alle finestre là, motivi di ispirazione per il lavoro che stai facendo. Chiedo anche a te. Allora, questo incontro avviene da Chiara Bersani, alla fine della distribuzione, che è accompagnata da Isabella, sound artist di questa esigenza. Roberto Canziani è lo storico di Vito del Teatro che ci accompagna in questi incontri di gruppo. In questo caso chiederemo a entrambi, abbiamo già fatto, di levarvi le mascherine solo voi. Ci smascheriniamo entrambi, così siamo più liberi. Diamo insomma il via. Allora, volevo dirti, Chiara, che logicamente una delle ragioni per cui abbiamo intitolato questo incontro Uniformi che lottano, la più ovvia, la più immediata, è che uno dei titoli che ha dato maggior visibilità in questi ultimi anni, sia in Italia sia all'estero, è Gentle Unicorn, Gentile Unicorno, che tu hai realizzato, ideato, portato avanti dal 17 anni, per 3 anni, e che giusto una settimana fa, giusto come discorso, era alla Biennale Venezia, al Festival Internazionale di Danza Contemporanea, e quindi in uno degli Olimpi della danza contemporanea nel mondo. Ma ci sono anche altre ragioni, forse un pochino meno evidenti, ma insomma diventeranno sicuramente evidenti quando se le spiegherà Chiara, per cui abbiamo al centro l'immagine dell'unico. Se fate velocemente un passaggio enciclopedico nella vostra memoria, insomma, l'idea dell'unicorno fa convergere motivi fiabistici, fa convergere le ricerche medievali, fa convergere leggende, fa convergere qualcosa anche di magico che ha a che fare con questa protuberanza quasi salvifica che l'unicorno c'è in mezzo alla testa, e quindi insomma è una figura che richiama una costellazione di significati, ma soprattutto è legata a un'idea di rarità e di unicità, che mi pare sono due concetti sostantivi che si applicano perfettamente. Quindi cerchiamo di lavorare attorno a questa idea dell'unicorno, senza naturalmente andare a pensare all'immagine di trash, forse, che abbiamo dell'unicorno, gigantesche salvagenti che ormai hanno invaso le nostre piscine, le nostre spiagge e così via, o immagini ancora più trash, e qualche volta Chiara mi cita, no? Dice questo triste cavallo con il corno per cui il sedere a volte esce dal cubaletto, no? Non è quella l'immagine che vogliamo utilizzare oggi in un corno, ma semmai, se volete, andate per la memoria a certa cultura, a certa miniatura medievale, cultura rinascimentale, in cui l'unicorno è una figura eccellente, di alto valore simbolico. Provate a ricordarvi, forse una donna con dama con unicorno, forse è appartenuta anche al pennello di Raffaello. Ecco, però non è di, cioè, ci torneremo subito dopo sull'unicorno. Quello che voglio dire adesso è soprattutto che c'è una ragione particolare, specifica, per la quale Chiara si trova dentro a un progetto come UFO, che voi sapete essere fortemente voluto da Teatro Stabile della Contrada e da il progetto che lo sottende di Massera Selvi, e che è un arrivo, un atterraggio di creatività non classificabili, creatività non identificate, appunto, dentro questo territorio, e in particolare in questo ambiente così particolare, sommato anche anacronistico, direi, no? Per quello che è il lavoro che fa. Perché cito UFO, cito questa idea spaziale, astronautica quasi, no? Perché, qua devo riavvolgere un po' il nastro indietro, riavvolgerlo fino al dicembre del 2018, credo, quando Chiara riceve
felicità, la soddisfazione per aver ottenuto questo premio, segnava una precisa presa di posizione in cui, secondo me, se ho letto bene quel tuo discorso, in termini di forza da una parte e di fragilità dall'altra, e di determinazione ma anche di umiltà, potevamo presentare un manifesto per, non solo per la tua poetica d'arte, ma veramente un manifesto di inclusività e delle indicazioni molto precise su quello che pensavi possa essere il mondo dell'arte contemporanea ma anche futura. Allora, pensate, e lei partiva da un discorso che aveva a che fare con un astronauta che allunava, atterrare sulla luna, si dice allunare, che allunava sulla luna. Allora questa idea di Chiara come astronauta che arriva su quel territorio là, e l'idea nostra che è quella degli atterraggi di artisti non facilmente identificabili in questo territorio, in questa regione, mi parevano fossero in sintonia. Allora, la prima cosa che vi chiedo è quella di raccontare anche a loro che senso aveva quell'astronauta che arriva sulla Luna, e sulla Luna che lo accoglie come qualcosa di non identificabile, come un UFO. Questo viaggio psichedelico, il posto, vabbè, il posto lo abbiamo dato adesso quando 5 giorni siamo in casa, quindi perfetto. Allora, ovviamente nel momento in cui mi è stato comunicato che avevano deciso di conferirmi questo riconoscimento, ovviamente dopo la prima fase mi entusiasmo e cose scontate, e in realtà in me c'è un po' questa maniera di modulare le feste, mi sembra un po' subito innescato così un attimo di tensione, tipo ok, no, bellissima, bello, stupendo, grazie, ma siamo nel 2018, eravamo nel 2018, sono la prima artista con disabilità che riceve questo riconoscimento, non la prima candidata, cioè un passato, ma la prima, cioè la prima nominata, perdonami, ma la prima che lo riceve. Siamo molto in ritardo, siamo molto in ritardo per tanti motivi, anche che in Italia è molto difficile per un artista con disabilità formarsi e quindi per lavorare, e ci riescono gli UFO. Ci riescono quelli che in qualche modo trovano per fortuna, cioè perché hanno incontri fortunati, non tanto per loro vita, e li faccio parte di questi. Grazie agli incontri fortunati riescono a formarsi negli anni strategici e quindi poi riescono a lavorare con un percorso sicuramente più lento, ma pressoché nella media, e quindi poi ovviamente questi artisti sono così forti, questi artisti sono così rari, e che essere visti è molto complesso, essere letti è molto complesso, perché magari ti vedono, non ti interpretano, non hanno i mezzi per interpretarti, e quindi insomma per tanti motivi eravamo in ritardo, quindi non do assolutamente la responsabilità a qualcuno di specifico, ma tutto un sistema che si muove un po' ad allentatore. E quindi a un certo punto, sempre per rimuovere le feste, non so, ho iniziato quasi a non essere più così felice di questo premio per il momento, perché ho pensato che stavo diventando un token, un gettone, no? E non volevo essere un gettone, cioè, non volevo essere, ok, il gettone di disabilità, messo, Bersani, via, culo, siamo negli standard europei, possiamo andare oltre. Mi è venuto un attimo questa paura, sapendo che io ho un gettone più visibile di altri e altre, ma che altre artiste con disabilità o in generale con corpi, come dire, più eccentrici, più marginalizzati, non vengono
segnato. Però perché questo passaggio bellissimo può essere diventato un passaggio un attimino meno autoreferenziale, se non diventasse qualcosa, almeno provasse a diventare qualcosa di concreto, l'unica cosa che forse potevo fare era parlare, visto che mi avevano comunicato che avevo un tempo di, non mi ricordo, tipo, 3 minuti, una cosa del genere, e in cui mi veniva chiesto, 5 forse, beh, in cui mi veniva chiesto di compiere qualcosa, ma con grande libertà. E subito gli artisti ringraziano, invece tu hai piantato una bandierina che adesso non era un ringraziamento, ma era mettere di fronte tante persone a questo ritardo di cui stiamo parlando. Diciamo che sì, la mia richiesta, il mio desiderio era, beh, bravi, ce l'abbiamo fatta, però questa è una partenza, no? Appunto, il primo anno di Superluna è stata una partenza e comunque ci è arrivato grazie a anni e anni e anni di lavoro, gente che è morta cercando di andarci, gente che è stata sottopagata per studiare il modo, insomma, ha avuto un costo. Io so che anche il mio essere lì ha avuto un costo di altre persone che sono arrivate prima di noi, quindi in tempi non maturi, e quindi la responsabilità di tutto questo me la volevo prendere, quindi questo era il tentativo. Forse quello che in quei 3 minuti non si è capito fondamentalmente. Che minuti l'ho detto a caso? Sì, sì, ma erano 3 o 4 il tempo che ci davano in previsione. Era il fatto che, com'è che tu, che insomma, all'inizio, no, diciamo prima, 10 anni fa, studi psicologia e già conosci le difficoltà di arrivare a una tesi di laurea, se non altro partendo da barriere architettoniche, se non altro parlando di semplice mobilità negli spazi musicali, decidi poi di intraprendere un'avventura che sai benissimo essere ancora più difficoltosa perché ha a che fare con la performatività, quindi non sei più spazi che sono congegnati per persone che si muovono, anzi, nella danza con un'efficacia, con una forza, con una precisione, con una tecnica estremamente precisa, appresa attraverso anni e anni e anni di esercizio e di vita. Cos'è che ti, com'è che hai deciso che avresti superato anche quest'altro muro, questi altri gradini, questi altri ostacoli? Allora, il primo non l'ho superato perché mi sono laureata. Quindi in realtà il primo quarto esame si sono spiaggiata solo. Questo non lo sapevo. Sì, a 4 esami la laurea ho smesso. Il secondo qua mi torniamo agli incontri fortunati che veramente sono stati nel mio caso la base di tutto quello che mi ha accaduto e al fatto che ero incredibilmente naif, cioè io arrivavo dalla provincia, poi i miei amici mi dicono che lo dico sempre, però davvero arrivavo dalla provincia, io non avevo ben che venire a vedere come funzionava il mondo dell'arte dal vivo, e quindi probabilmente se l'avessi saputo non l'avrei fatto, ma non perché me ne sono pentita, però mi avrebbe terrorizzata. La provincia che cosa vuol dire? Allora, io vengo da San Rocco al Porto, paesino di 3.000 abitanti in provincia di Lodi. Sono uno di quei paesi che ogni tanto va sotto quando c'è il posto, sono uno di quei paesi. E adesso mi sono spostata in un altro paese, in provincia, perché c'è un altro, la provincia quella vera. Senza il po'. Senza il po', ma sono comunque abbastanza vicino. Okay. Non più tanto da andarci sotto, ma io non riesco ad allontanarmi troppo, sono posto le dame di popolazione. La provincia non si può. Non si la fai, non ti devi dare. Noi qua metropolitani stiamo cercando una provincia, ma non ci riesce mai. No, quindi in realtà io veramente sono arrivata in modo estremamente naif, cioè non lo sapevo. Io ho andato via da Parma per studiare per l'università e ero stata catapultata con quei studenti studentati in cui dentro quelle borse di studio, in un posto orribile, in una via un po' al tempo mi sembrava affamata e con, insomma, un po' difficile da vivere. E quindi veramente mi sembra di essere l'azione cattolica in questo momento, ma per farmi nuovi amici, è tremenda questa frase qua, è vera, quindi per farmi nuovi amici io mi sono iscritta a un corso di teatro, assolutamente a caso. Ognuno ha
le sue strategie. Che strategie di merda? Utilizza Facebook, però io sto andando sul teatro e in realtà mi sono trovata, ma veramente trovata, non mi sapevo sul serio, all'interno di questo corso di formazione di lanzi di formazione, che ovviamente chi non lo sapesse, la compagnia di Parma di teatro contemporaneo, che aveva, non so se c'era ancora, questo percorso formativo in realtà altamente professionalizzante. E io lo so quanto sta decidendo. Hai capito, cioè. Amici, in realtà, anzi, io ho conosciuto le persone con cui sto tutta la camminata, mi stanno scendendo, Matteo Rampuri, Lisa Girardino, arrivano tutti da questo incontro, quindi li ho trovati, invece, sicuramente. Sono un po' le stelle del panorama coreografico italiano oggi, lo dico io, sono dentro di tutto, dico io. E quindi cioè, veramente mi sono trovata con un mondo che mi faceva una proposta, che mi accoglieva e che mi suggeriva che avrei potuto fare un mio lavoro. E quindi sempre con quella incoscienza della provincia, appunto, da tantissima via, e quindi ho iniziato a lavorare con loro e poi è stato per me molto evidente che a me di psicologia proprio non avevo più me ne giocava niente, proprio non avevo fatto quella cosa. E quindi non vuoi fare quegli ultimi 4 esami? Non c'è possibile. Se non avevo scienza. Insomma, la laurea serve sempre, la laurea politica. No, la mia generazione non se ne fa niente perché la laurea sta scoprendo. Quelli più giovani peggio ancora, quindi ricordo proprio. Proprio mamma si sta ancora. E quindi è Lenz che ti spinge a salire sul palcoscenico, a pensare a come puoi muoverti dentro una logica che invece è una logica per aiutare le persone che sanno che possono muoversi liberamente. Gli altri incontri sono Alessandro Sciarroni, ma sono anche altre stelle ultimamente internazionale come Jean Bell, per esempio, regista e coreografo, come Rodrigo Garcia, per esempio, con cui insomma fai degli spettacoli importanti. Però poi decidi di diventare autrice, di lavorare singolarmente. E guarda, proprio oggi mi è arrivato a casa, sempre alla posta, il più recente numero di Istrio che dedica un lungo dossier allo stare da soli in scena, cioè vuol dire ai monologhi, ai soli, agli assoli e via. E c'è anche un'intervista che fanno, in cui tu poi dichiari, no, che da 2011, da quando cominci a lavorare in solitudine, comincia a sentire anche questo disagio dello stare da sola in palcoscenico, nonostante sia quella il lavoro che stai portando avanti in quegli anni. Ecco, ci spieghi che è legato anche al fatto che noi non ti abbiamo vista qua nella sala del trono di Miramare, forse attenderamo di vedere se è una cosa, capito? Allora, spiegaci questo concetto di disagio, ma che da un altro punto di vista è anche la tua forza. Mi spiace se mi aspetto da tempo bene, scusate. Almeno io mi aspetto da tempo bene. Scusate. Ma capisco che questa è una tappa di un processo, perché alla fine... No, ma è lì, ma questo si può dire un terzo discorso, la sua scarazione dei corpi, okay, sul tempo in cui siamo, quindi tante cose. Il discorso cordato lo affrontiamo. Esatto, affrontiamo dopo. Pensiamo adesso all'essere presente in scena da soli. Allora, io non l'avevo mai fatto prima di 100.000 cose. E non l'avevo mai fatto perché un po' mi spaventava, un po' forse non mi interessava, no? Mi sono trovato molto in gruppi, e quindi mi sentivo mia maggior questa dinamica più collettiva. E quando è arrivato 100.000 cose, è andato un po' in Giulia, l'abbiamo deciso, e nel senso che ho detto, era da anni che potevamo a parlare e in qualche modo a pensare su altri corpi, la questione del corpo politico, nata ovviamente dalla mia fisicità, che è una fisicità che appunto piuttosto eccentrica. Rara. E quindi nel momento in cui con Giulia abbiamo valutato che forse avevamo abbastanza elementi per riportare tutta la ricerca al fondo, quindi al corpo,
approccio, e la Degana di Venezia è stata proprio un'esperienza per il corso del moto. Beh, intanto ogni volta io volevo vivere, a farlo, ci fosse un bellissimo tempo in cui sono sdraiata in scena e sento tutte le cose che entrano, e come ho detto, ma è molto bello, perché non è bello, ma è molto bello, sì. Però ovviamente ogni volta penso che ho detto no, che ho un infarto, e sono tutte cose che mi piacciono ovviamente. E se si prolunga un minimo, penso che in realtà sta succedendo qualcosa di catastrofico e che io rimango lì per anni, però prendo un'altra stranissima e non mi alzo più. Quindi, parte sempre da una sorta di piccolo psicodramma personale. E poi, nel lavoro, noi abbiamo scelto di restare dentro questo momento di ruolo, soprattutto in geotecnico, soprattutto nel primo segmento, diciamo, in cui io so che il pubblico ha bisogno, so, no, prendo le mie mani, se ha bisogno di cosa, è altamente probabile che il pubblico abbia bisogno di un termine per adeguarsi al mio corpo, il mio corpo senza carrozzina, quindi si muove con quella che è la mia motricità, quando mi muovo nello spazio molto libero, con una motricità estremamente specifica, e che quindi necessita di un tempo di accoglienza per chi la guarda per la prima volta. E io ho anche bisogno di un tempo per abituarmi a tutta questa gente che mi fissa e io sono lì da sola e si aspetta molte cose da me e in realtà non è più un mezzo e più ecco c'è un minuto c'è una cosa ma un po' da un po' no basica no adesso ci viene uccisi che sono basica e già un po' dico no mi sono basica e ho fatto tutte le cosine piccoline le valista minimale che tanta gente dice che il minimalismo fa niente, cioè questo pensiero. E quindi in quel grandissimo terrore reciproco noi abbiamo deciso di starci in questo lavoro e di lavorare proprio su avere un tempo, che è il tempo poi della performance, di in cui si ritroviamo reciprocamente, in cui proviamo a diventare un po' amici, un po' ad esserci un po' simpatici, qualche no. Però a non essere così sorpresi dalle rispettive presenze. E quindi tutto questo è, vabbè, per me ovviamente molto, a parte di battute, è molto bello fare questo lavoro, proprio per me come performer e come essere umano. Al tempo stesso non ho idea se sarei mai in grado di fare un altro solo, sicuramente non a breve, perché è tutto incentrato su quel mio terrore e non saprei proprio da che altra parte prendere in questo momento. Però dici anche in quell'intervista che ugualmente ti senti dentro a una dimensione di compagnia, non solo per coloro che ti accompagnano nel tuo lavoro di compagnia, ma anche per la storia che hai condiviso un attimo prima con persone come Alessandro Sciarroni, come Matteo Ramponi, come Marco D'Agostino, che se non sbaglio dovrà essere anche qua con noi, ma sta a Parigi, non so, l'ho visto in videocamera e così via. Che comunque sono con te in quel momento, perché senza di loro in qualche misura tu non ci saresti. Io sono molto fortunata perché ho veramente avuto e ho tutto il privilegio di lavorare in costante relazione con appunto le persone che ti ho presentato e con i pianti Marta Ciappina, Vittorio Ramponi, insomma con artisti e artiste alle quali e quelli mi lega al grado di amicizia di stile profondo rapporto d'amore, ma anche una certa etica, mi viene da dire, che è venuta in modo molto spontaneo tra di noi, e del fatto che noi abbiamo scelto di noi non siamo una compagnia, nel senso che siamo artisti svincolati ufficialmente l'uno dall'altra. Poi sì, io sono Sciarroni e Francesco Guilli, siamo parte di un'associazione che si chiama Corpo Celeste, abbiamo un entourage intrecciato, però siamo comunque artisti autonomi perché pensavamo che nel momento in cui stavamo vivendo e iniziavamo a lavorare, la compagnia era qualcosa di veramente passato, cioè parlava di un altro tempo, noi non avevamo mai tutte le forze economiche per diventare una compagnia e in più non eravamo più. Volevamo in qualche modo provare a fare un passaggio anche di attività.
passione, passarsi materiali, rinunciare in qualche parte a quell'idea possessiva dell'autorialità, condividendo i pensieri, le pratiche, senza essere necessariamente una compagnia, ma essendo una rete di artisti e artiste che può continuamente guardarsi, ampliarsi, una rete mobile, che prova ad andare contro quella che forse è una delle pratiche, io credo, più tossiche del nostro sistema, che è quella gelosia dei propri materiali, quel sentire che quell'opera, quell'idea, quell'intuizione, quel training è tuo e non da vedere, e quindi lo faccio tutto in segreto. Non so, è qualcosa che a me piaceva e piace tuttora molto di più l'idea di lasciare tutto libero, e lasciando tutto libero tutto diventa fertile, e quindi crescono, adesso perché sono paese, perché sono stata, crescono giardini, crescono figure, cioè accadono tante cose, e non può accadere niente di pericoloso, perché cosa può succedere di grave se una delle danzatrici più presenti viene a fare un mio workshop e poi prende la pratica e la fa anche lei in un altro workshop, cosa può succedere di drammatico? Niente. Ma ti portano lì una proprietà privata? No, l'arte sta tanto carino, magari che non so, forse, non so. Queste cose mi vengono, mi passano più davanti le immagini di un altro importante titolo tuo, che è Young Girl, di Alessandro, ma in cui tu sei il centro visivo necessariamente, nonostante che accanto a lei ci sia Matteo Ramponi, che è un signore, un modello alto, insomma c'è bel figurino, e proprio in questo gioco tra Chiara e Matteo si svolge tutta quanta la dinamica, anche tra le rigide di quello spettacolo. Puoi dirci qualcosa su Your Girl e sul lavoro che ha portato Alessandro, che è molto attento a questi percorsi di minoranza, chiamiamoli così, no? Hanno lavorato con diversissimi tipi di persone che possono andare da gli ipovedenti a quelli che battono le cosce in tirolesi, che si battono le cose, ai giocolieri che lavorano con i birilli, no? Quindi Alessandro sceglie queste aree di minoranza per trarre fuori qualcosa che vada a trasformare un po', un po' il panorama, il paesaggio di quello che è, non so se chiamava più la coreografia, ma comunque l'arte del movimento del vivo. Ah, questo è proprio l'arancio. Secondo me è lo spettacolo che qui ha toccato. Mi sono felice. Io ero molto giovane. Questa è la prima cosa che mi viene da dire. 2007 credo sia. Sì. Avevo 23 anni quando ho fatto l'Europe. Allora, è stato un lavoro per noi tre. È stato quel lavoro che ci siamo un attimo tolti la pelle, sempre per la seconda grammatica, sempre la salvezza. Oltre che gli abiti. Oltre che sì, con Indas, stranamente, al tempo molto lunga, adesso un po' meno, ma al tempo molto lunga. Your Girl è nato proprio dal momento in cui tre amici, profondamente amici, profondamente reciprocamente innamorati, ci siamo trovati un attimo spaesati, perché tutti e tre avevamo deciso che volevamo allontanarci da quella che era stata la certezza fino a quel momento, quindi lavoro in compagnia, e vedere cosa potevamo fare da soli nel mondo, e quello era il momento in cui ti rendi conto che il mondo era un'ultima testa, e quindi abbiamo iniziato, ci siamo trovati tutti e tre a casa di Alessandro, nelle Marche, e abbiamo iniziato a parlare di questo sentirci soli, costantemente innamorati, costantemente finiti, non so se costantemente innamorati, eccetera, eccetera. E da lì Alessandro stava leggendo questo poesia di Giovanni Giudici, La Bavarissima, che sono sei poesie, ho iniziato a lavorare su quelle, e poi piano piano, da lì andando a togliere, per la prima volta abbiamo scoperto che
forse noi, il nostro linguaggio, la nostra sensibilità come artisti che stavano nascendo era veramente molto scala, nel senso che ci richiediamo dei linguaggi molto semplici, un'azione, un'immagine, e quella ci mostrava quello di tutto quello che avevamo nel mondo, non ci scriveva tutto il resto. È stata la prima volta che l'abbiamo fatto in modo assolutamente sconfusionato, ma poi insomma ancora non strutturato, che si è andato strutturandolo negli anni, e io direi proprio che va conto tra noi tre, siamo noi tre, eravamo noi tre, adesso siamo ovviamente noi tre diventati grandi, infatti quando l'anno scorso ho conosciuto il mio nuovo amico Alessandro, abbiamo riproposto a distanza di 15 anni, di una vita, e è stato molto molto bello per noi, ovviamente scoprire che non c'era più con la fragilità e con il dolore e con il disorientamento delle altre anni, però c'erano delle altre cose molto belle, eravamo ancora di tre, eravamo più grandi, più forti, avevamo altri tipi di fragilità, e quindi sì, erano così molto preziosi, ci piacerebbe un giorno, come te l'ho detto, essere una figata con una volta ogni 10 anni. Però sono stata in Biennale 2 anni fa, insomma, Biennale Teatro. Questa volta... No, danza. È danza? Mm-hmm. Ah, è vero. Sarroni danza. Ok. E questo per tornare al discorso di prima sui paesaggi che andate disegnando anche assieme a Valentino, per esempio. No? Olympic Games è un titolo, per esempio, che a me interessa molto, quello che è un rapporto potrebbe essere, no, con la stanza fisica dell'atleta olimpico e invece il lavoro che voi fate assieme in team. Però questo, secondo me, fa parte di una importante trasformazione che stiamo vivendo, che molto evidente nel campo della coreografia della danza, ed è forse abbastanza evidente in quello del teatro, ma insomma là è più difficile perché i ruoli sono più complessi dentro un allestimento teatrale. Comunque c'è un mio collega che insegna all'Università di Torino, che è Sandro Contremoli, che ha cercato di definire in un libro che consiglio di leggere, si intitola Danza 2.0, quale possa essere una nuova, una contemporanea topografia, una geografia, insomma, dell'essere coreografi e dell'essere danzatori. E Alessandro individua un primo paesaggio, che è quello ancora accademico, ancora quello in qualche misura museale, no? Come se noi andassimo a vedere le stanze del Louvre e vediamo i capolavori dell'antichità o i capolavori del 700, del 800 coreografico. C'è poi un secondo paesaggio che è quello della rivoluzione novecentesca, un intero secolo, no? Che ha cambiato attraverso diversi passaggi, quello del mondo del maestro, della contrattessa, fino ad arrivare anche a Maus, per esempio. E poi c'è un terzo paesaggio che Alessandro assegna a voi, Under 35, completo ribaltamento di un paradigma forte della danza, che è quello del possesso della tecnica. Cioè non è tanto nella danza accademica, la danza di scuola, tanto nella danza moderna, il possesso della tecnica è fondamentale, e anzi il criterio di qualità, in maniera, no, secondo cui la critica o il pubblico giudica uno spettacolo. Ecco, questo criterio di qualità, questo possesso della tecnica, viene in qualche misura messo da parte per aprire la visione su altri paesaggi, che possono essere quello dell'integrazione, dell'inclusione, ma non ne parlo solo in termini fisici, ne parlo anche di integrazione su argomenti che possono rientrare nel campo coreografico e che prima non venivano assolutamente mai toccati ed affrontati. Penso che tu ti senta dentro questo terzo paesaggio. Sì. E chi trovi anche come compagni d'avventura, oltre alle persone che abbiamo appena citato, che assieme a te riescono ad affrescare, io direi, perché non è proprio un acquarello, una tempera, è un generale affresco che sta cambiando anche il punto di osservazione dei noi spettatori. Volevo portarci. Ci trovo, no, perché io sono molto affascinata
ciò che proviene da dentro lo spazio, lo spazio che trovo, lo spazio museale, la sala del trono. Per me Girondola è stata la cosa che forse mi sono portata a casa di più dell'esperienza. Poi la prendo una larga, ma non ho senso, è la cosa che allora è stata più importante, è stato qui, ed è stato quello che mi aveva spiegato bene cosa intendeva quando mi sono andato. Il teatro è una cosa, una costruzione, no? Hanno costruito un teatro che ha fatto da tante cose, poi ha fatto sì dallo spazio scenico, ha fatto sì dalla platea, ha fatto anche dalle biglietterie, ha fatto dalle galline, ha fatto dai bagni, ha fatto da tantissimi ambienti. E lui diceva il mio lavoro prendendo cura di tutto ciò che avviene all'interno di questo spazio, che non solo sullo spazio scenico, ma dappertutto. E questa cosa mi ha fatto esplodere la testa, il cuore, tutto quanto, l'ho trovata bellissima, che ricordo che dentro l'aprivo è sempre eccessiva, quindi ho iniziato a pensare, sì, ma allora io devo prendermi cura anche del tragitto che la gente fa da casa sua fino al teatro, ma lì, un attimo che non è da Roma, però era molto bella quella cosa lì, e per me lì davanti tutta la questione della tecnica crolla immediatamente, che non vuol dire che la disprezzo, anzi, cioè bellissimo vedere una danzatrice, un danzatore che vuole in un determinato modo, quindi ovviamente non sono tra le persone che la allontanano la tecnica, anche se non è compatibile con il mio corpo, ma figurati, non ci siamo neanche mai cercati a vicenda l'unico tipo di tecnica. Ci sono altre forme di tecnica, ci sono altre tecniche, però ovviamente nessuno affronta lo spazio scenico senza delle competenze, o se lo fa è comunque all'interno di un sistema, quindi il sistema è competente, perché comunque una persona non professionista che sta dentro la vita, ci sono tantissimi. E sul ruolo professionismo Girondella ha lavorato tantissimo. Assolutamente. Scelta di persone che non si siano educate e quasi anche ingabbiate in quel tipo di didattica lunga, difficile, complicata, che è la didattica della danza accademica, ma anche quella contemporanea e comunque anche quella dell'azione transformativa, però svincolata da quelli che sono i linguaggi dell'alfabeto coperto, insomma. E però tutto questo preambolone è la tecnica che faccio molta fatica a fare un elenco delle persone che secondo me stanno dentro, perché è come se, quando c'è stato questo rilassamento del mio cervello, è come se all'improvviso non fossi più ben capace di vedere dov'è la tecnica, nel senso. Prendo l'esempio di una danzatrice che amo follemente, una delle mie più care amiche, che lavora moltissimo, che è Marta Ciappi, no? Marta è una danzatrice molto tecnica, con una tecnica incredibile. Marta è una danzatrice abilissima nel prendere la tecnica, metterla di lato, fa uscire tutto un altro universo che spesso la tecnica incampia, e riprenderla da dove risale solo se ne serve. Quindi io la conosciamo lei, perché per me lei è esattamente dove sono io, anche se il suo corpo è molto più educato del mio. Per quello faccio un po' fatica. Ok, dovremmo leggere insieme il libro di Alessandro. No, ma non molto quel libro, allora era proprio che la domanda che mi hai fatto mia. Ok, allora te la faccio una più semplice. Sempre andando fino ai miei ricordi, ma anche ricordi di qualche settimana fa. Ha a che fare con l'apparire in voce, perché quanto ti sei apparsa in voce, cioè in questo spazio. Allora, 15 giorni fa, ero a Prato, quindi si festivano abbastanza importanti, sono contemporanei. E c'è uno spettacolo di Giorgia Nardini che si intitolava Viscero. Insomma, la seconda parte. Se vuoi c'è la frase, se non è che ha collaborato, anzi, là in fondo, che ha creato il lavoro di Sino Giorgio, e poi ha collaborato, ha creato un audio. Quindi forse più adatto di una parola. Non vorrei parlare di Viscero, vorrei parlare di Chiara Bersani dentro Viscero. Poi magari anche tu dire qualche cosa, ma a un certo punto la seconda parte mi dice, giusto, confermami, stiamo tutti quanti attorno a una specie di grande contenitore pieno di sabbia, e Giorgia mette di volta in volta, nei tempi
specifiche alle candeline, mentre sentiamo in audio delle lettere di lei, delle lettere che diversi artisti, diversi attivisti scrivono a Giorgia, in particolare sul problema del lockdown. Era giusto, era quello il centro del lockdown, oppure riguardava solo alcuni degli artisti? Anche perché la richiesta avveniva proprio sotto lockdown, no? Sì, io mi ero praticamente concentrato su che tu parlavi di lockdown. Io sempre parlavo di lockdown. Allora, la domanda è, che cosa scrivevi, la condividiamo anche con loro, no? Che cosa scrivevi a Giorgia a proposito di lockdown di questa separazione, di questa distanza, di questo isolamento che sono per te dei punti altrettanto estremamente critici, estremamente sensibili anche rispetto al lavoro che facevi in congiunto. Giorgia fa parte di quelle artiste, parlavo anche di noi, artiste con cui c'è amicizia, amore, legame, scambio di materiali diverso, costante. E quindi la richiesta che è arrivata ovviamente è arrivata anche all'interno di un dialogo che c'è tra di noi. E quindi la parte mia e poi il sistema di tornare, abbiamo sentito una grande libertà anche di essere squisitamente personali, e se parli proprio personale è sempre politico, quindi se prende proprio una persona, sono stata personale che arriva a questioni, almeno questioni che trovano molto importanti. E quindi i testi, la lettera, Giorgio e Petrone erano molto di getto, perché ripeto, all'interno di un flusso di un dialogo e di un tentativo di trovare delle connessioni anche in un momento in cui può essere da pochissimi chilometri, perché appunto io abito in Piacenza, Giorgia abita a Milano, quindi non è molto lontano, però nonostante questo c'era un'impossibilità di incontrarci. E al tempo stesso un grande condividere un grande dolore legato anche all'appartenere a determinate identità sociali che in quel momento, come tutte le volte che c'è un momento di crisi, soccombevano un po'. Parliamo sempre di minoranze. E quindi è stato per me spontaneo, direi immediatamente ben accetto il fatto di parlare di questo, parlare di quello che stava accadendo, parlare del fatto che in quel momento io riconoscevo quasi due alberi genealogici, quello di mio genetico, però anche quello che mi lega al fatto che appunto alle persone condividitamente prima e sulle più storie a volte drammatiche di cui sto avendo la possibilità di alzarmi, e questa è una cosa di cui si deve bisogno di essere consapevole. E il lockdown ha smascherato tutto, il lockdown in Italia, ma non solo in Italia, perché comunque sono in contatto con attivisti di varie parti, di vari paesi, quindi sono stato uno scambio, sempre le persone attiviste nell'ambito della civiltà. Comunque c'è stato un approccio molto ambiguo, molto crudele,
La consapevolezza era stata inizialmente nelle primissime fasi del lockdown, quando iniziavano tutte le persone per regione, di raccontare in modo elegante che la per noi non faceva, no? Perché comunque voi state tutti bene. Poi c'erano gli anziani, i disabili che scappavano tutti dalla narrazione. Quindi tutti voi dovevate sempre andare a lavorare, sempre andare a mangiare la pizza, andare in cassa di pensiero per salvare noi. Questo era l'inizio. La sto estremizzando. No, no, questa è anche la lettera del 111 che oggi mi manderei la ricevuta. Quindi questo è quello che stava accadendo. E noi comunque appunto mi vicino a Codogno, quindi ora ero là dove tutto stava iniziando in modo importante, e noi lo sapevamo che non era l'età di anziani e disabili. C'erano, ma c'era anche tanta gente, c'erano anche i sani, ovviamente. A chi sani andavano tutelati in qualche modo, sì, ma cercavano un primo parco espiatorio iniziale. Poi questa cosa è crollata, evidentemente, per quel certo punto il mondo hanno iniziato a parlare, e lì allora c'è stato il passaggio, quella lettera molto violenta che sono stata ripetutamente invitata a capire, ma non ho capito. Dell'associazione degli anestesisti, in cui si invitava a identificare le nulla e in cui si, in caso di necessità, si doveva scegliere a seconda della fitness, delle possibilità di sopravvivenza del paziente. E gli veniva proprio menzionata la parola persone fragili come me. Me lo ricordo perché l'avevo letta in radio, in quella lettera, non un po' qua, non avevo una lettera, scusami, ma sono figlia di maestro, mi vengono di circolare, non so se si chiama circolare. Quindi io in quel momento, anche se poi quel testo è stato modificato, ritrattato, ci sono stati interventi che hanno detto ma no, però comunque io e noi eravamo in un momento in cui sapevamo che se chiamavamo l'ambulanza doveva scegliere, sceglieva. E non scegliamo noi probabilmente, magari no, però probabilmente non scegliamo noi. E intanto in altre parti del mondo questa cosa era ancora più spesso, ci sono state manifestazioni negli Stati Uniti in cui parlavano del cielo, della malestra, tutto quello che vuoi, ma in cui c'erano cartelli che invitavano a sacrificare le persone fragili, che non sto citando, sto semplicemente traducendo. Sacrificare le persone fragili in nome del non chiedere l'attività commerciale. In questo momento ho scritto la lettera di Giorgio. Anche una prospettiva a cui ci stiamo tornando molto velocemente. Vi avvicinando. Sì. Ok. Allora, a Sassari hanno già chiuso un reparto per le malattie rare, quindi all'interno del reparto Covid. Le persone con malattie rare hanno bisogno di cure costanti. Alcune malattie rare. Allora, per non ricadere in quella depressione, in quel senso di impotenza che i quotidiani, gli istantanei, i notiziari sull'epidemia ci danno, cerchiamo di cambiare, no, non cambiare ancora, restiamo più sull'argomento, ma poi non vorremmo monopolizzare con i miei ricordi, con gli spettacoli che ho visto, tutto quanto il nostro discorso, ci sono anche loro, e quindi se ci sono pensieri, insomma domande, sì, ma anche pensieri, considerazioni, rispetto a ciò che avete visto, per esempio, o a quanto Chiara ci ha detto finora, sono assolutamente benvenute e forse spostano un po' il fuoco della conversazione. Chissà, sì, sicuramente ce ne saranno adesso. So che è tutto difficile, c'è l'umidità, c'è l'aria, però. Sicuramente non siete passati indenni. 35 minuti, no? di performance. Sono tristi, no? E quindi, fortunato, è cresciuto con la Cristina, amo ingranare il mondo, cioè è come se fosse un fratello per noi. Devo dire la verità che
immagina che wow, sta voltando le spalle. Wow, mi sfuggivo proprio così adesso. Sì. La cosa prima che mi vorrei sapere è qual è stata il desiderio, la spinta, cosa ti ha spinto a creare questo, cioè nel senso avevi già il pensiero di vorrei fare un castello o nel castello di Miramare questo o vorrei realizzare questo e poi hai visto il posto che ha la strada, non so se è chiara la domanda. Sì, sì, sì. Sono ancora un po' turbata dall'inchino. No, allora, tutto quello che è successo in realtà con un desiderio a tre, cioè il desiderio mio di fare Isabella e di Gio Carassi, che abbiamo proprio lavorato insieme in questi giorni qui, anche perché appunto non avete sentito il suono fondamentale, quindi è stato veramente un lavoro di testa sensibilità incrociate. Allora faccio una piccola storia di Condata. Allora Condata nacque inizialmente come un progetto quando ancora la pandemia non c'era, e in dialogo con Monsera e con Barbara Bolinsena e Centro Fies. Noi volevamo un tempo, ci stavamo interrogando sugli spazi naturali che non sono accessibili ad alcuni corpi, rimanendo vari, nel senso che la disabilità è uno dei corpi, il corpo con disabilità è uno dei corpi che non può accedere a determinati spazi, ma poi ce ne sono anche altri. E quindi sempre con Fra e appunto il dialogo con queste radici splendide che ci hanno seguiti, abbiamo iniziato a pensare che dobbiamo fare un lavoro appunto in questi due spazi, quindi Centrale Fies e Nostra Zerta, sulla subito che sembra di una male, perché spazi molto vicini a un'idea di selvaggio, comunque, certo, selvaggio a portata di mano, quindi comunque il giardino io non lo posso attraversare dei pezzi, ma altri no. Centrale Fies in realtà è inserita proprio in mezzo alle montagne, quindi è proprio complessissima da attraversare per un corpo non pesante. Quindi abbiamo iniziato questo dialogo, abbiamo fatto un lavoro su, che si chiamava Condata proprio perché voleva basarsi sul fatto che alcuni corpi avrebbero potuto andare in alcuni ruoli e poi fare un lavoro con gli altri corpi di narrazione per creare quasi un terzo spazio che non fosse quello attraversato dai corpi pesanti, che non fosse quello in cui i corpi meno costanti erano attesi, ma che fosse un terzo spazio che arrivava dalle immaginazioni, dalle suggestioni di questi due soggetti che cercavano un'altra dimensione. Questa era l'idea iniziale, giusto? E poi è arrivata la pandemia e all'improvviso è successo che il mondo è scomparso per tutte e tutti, non solo per noi, e quindi per tutte e tutti è diventato inaccessibile lo spazio. E quindi come fa abbiamo deciso, stavamo sospendendo tutto, la residenza era stata sospesa, tutto è stato sospeso ovviamente nel nostro, vabbè, in tutto il mondo e anche nel nostro, quindi sospesa anche le produzioni ovviamente. Con Fra e Giulia abbiamo pensato invece che questo momento, che Condata era perfettamente in dialogo con il presente, dovevo solo trovare una nuova forma. E così è stato, nel senso che quello è il periodo in cui è nata la parte che voi avete sentito qua nella sala del trono. Quindi il testo e quella parte è nata con io appunto il nome del testo vivo e Fra a Milano, e è nato da un dialogo tra lui e lui, io gli mandavo dei testi stando seduta sulla terrazza e lui mandava delle registrazioni dalle finestre di casa sua. Quindi lì è un altro luogo, no? E è nato questo
questo audio che ha iniziato timidamente già nell'estate a girare grazie a delle cartoline che venivano inviate e distribuite con un QR code in cui tu potevi ascoltare questo primo audio. E poi si sono riaperti i dialoghi invece per ritornare qui per riprendere quella che era stata anche la prima idea. Siamo arrivati qui con veramente mani basse, nel senso senza sapere cosa sarebbe accaduto, e appena arrivati, complice il fatto che era la prima volta in cui ci trovavamo di nuovo, io so che sono sempre un po' sentimentale, scusa, però noi tre lavoriamo insieme anche in Gentle Unicorn, e quindi arrivavamo come la pandemia da veramente 3 anni di tournée sempre insieme, molto 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 legato con una quotidianità di un certo tipo che all'improvviso come per tutti si è truncata, c'è stato questo lunghissimo vuoto e poi ci siamo rivisti a Venezia per rimanere qui tutti e tre insieme per la prima volta dopo 6 mesi. Quindi mi sono arrivati qua con tutta questa emotività che ci usciva dai pori in questo posto che su di noi ha immediatamente avuto un risuono ancora più emotivo per la bellezza, per la storia, per i fantasmi dichiarati o non, per il gatto che si aggira, per i campi, i cristalli, ci sono i cristalli di una padella che fanno una tintina, per il cibo delle provvidenti. È stato subito così struggente per noi che si è iniziato a registrare. E con Giulia abbiamo iniziato a parlare di sparizioni, a parlare appunto di fantasmi, di ritrovamenti, di amore, di tantissime, di droghe, di morte, di tantissime cose, e da lì è stato veramente un lasciarci anche un po' trasportare. Abbiamo deciso che appunto con la residenza, quindi noi siamo molto affezionati all'idea di residenza creativa, nel senso che la scelta di andare nelle direzioni in cui vuoi, la sua residenza tecnica, in cui ormai hai il tuo lavoro quasi finito, quindi strutturale. Questo è uno dei momenti per me più belli, che vedi un po' di cosa succede. E quindi noi fino tipo alle 5 del pomeriggio abbiamo continuamente cambiato con i dettagli alla forma di quello che voi avete visto e vissuto, non visto ma vissuto questa sera. Quindi questo è stato un po' il percorso, poi non sapevamo niente, no, Giulia sapeva le cose perché Giulia è l'intellettuale del gruppo, però noi di questa famiglia non sapevamo nulla e abbiamo fatto un percorso con la guida il terzo giorno, quindi le informazioni sono andate lentamente, io mi sono sentita innamorata di Carlotta, non la mia passione personale, da subito non sapevo che non lo facevo, che non si era fatto fare il giro tutte le volte che sono quando di Carlotta, che bella, lei è Carlotta, che bella è Carlotta, quindi adesso abbiamo capito da cosa. Questo sentimento di la Carlotta un po'. Perché lei continua, Carlotta continua a girare i quadri. Ma certo, Carlotta è la pava. 1929, cioè, secondo me, 27, non so, continua a girare in forma di fantasma. E tra l'altro è morta ieri, cioè nel 20, nel 20, era ieri, fantastico. Mi emoziona da morire questa cosa. No, quindi vabbè, c'era tutta questa componente. E poi, e qui mi ricollego il fatto che tu prima mi hai parlato del corpo, per noi non sappiamo, non vogliamo lavorare slegati dal presente. E in questo momento il presente è prepotente, è presente, è preponderante. E quando ieri vedevamo la zona di Foschia, vedevamo la Foschia che faceva sparire le navi, e pensavamo, ok, adesso torneremo a casa e starà risuccedendo tutto. E quindi non era il momento dei corpi, perché tanti corpi in questo momento non ci sono. Cioè, quindi non era il momento per scrivere un corpo, non era il momento per raccontare il cronismo di un corpo, questo è il momento per muoverci, secondo noi, è il momento per muoverci su altri, cercare, anche per non sentirci più così soli.
grazie Chiara per aver anche dato tridimensionalità, ma addirittura quadridimensionalità, una cosa che altrimenti per tutti quanti noi magari si riferiva esclusivamente a ciò che mentre sentivamo te vedevamo da queste finestre, no? Quindi adesso arriva un certo punto, certo qua che stai qui, anche tu in questo momento. E questo, cioè, e quello che forse dicevo prima, non una formula che risolveva tutto quanto, ma non è ovviamente, quello dell'apparire della voce, dell'apparizione della voce, mi sembra particolarmente adatto a questo presente e a quel presente prossimo, che vivremo per almeno qualche mese. Volevo dire una cosa, Chiara, che ti chiara ieri, io ho chiesto se durante le due istituzioni era riuscita a vedere qualcosa o se aveva trovato una riuscita. Ma volevo raccontarti che tra gli intenti che poi mi aveva detto Giulia, poi la gente guardasse verso l'esterno, che nel primo caso è successo così, che molte persone hanno guardato così che stava arrivando la morte. Venivano da guardare il famoso o ancora così, invece il secondo gruppo ha fatto una cosa molto forte, ovvero quel pennino, una frase piegata, io in questa quell'anno così, guardate che noi adesso ci siamo seduti tutti a terra e quasi in forma circolare, addirittura qualcuno si è sdraiato un po' per guardare in alto e si ascoltava, e la maggior parte delle persone io trovo anche che questo fosse detto e ecco qua c'è il lavoro di questi artisti e credo che insomma io ero grata in quel momento per quello che era accaduto, cioè non magari sempre succede, non sempre succede, ma insomma, credo che anche noi abbiamo costruito quei momenti insieme. Infatti sono contato con la stessa spifferavo un po' quello che succedeva, poi con la scorsa malissimo fatto perché mi si vedeva, adesso sto vedendo che lui è subito dopo spuntare io, quindi mi sto rendendo conto di come era veramente grottesco il mio nascondiglio, però è stato un tentativo tremendo, ma un tentativo. Ci sono altre domande, altri pensieri? Io avrei piacere di fare una domanda che si rivolge più all'essere umano che all'artista, però siccome abbiamo avuto modo di conoscerci mi è rimasta in questi giorni, io sentivo la tua voce così bella, così gentile, e allora volevo fartela in privato questa domanda, ma penso che la risposta può essere utile a tutti quanti, allora ti dico. Ti chiedo, qual è il segreto della tua armonia? Armonia? Sì. Mi viene anche di dirti, sentiti libera anche di non rispondere, però io perché in parte avevamo affrontato questo tema e dico, tutti noi viviamo con dei conflitti interni. Qualcuno riesce meglio, diciamo, qualcuno che riesce peggio. Quindi se è possibile per te cercare, anche forse ecco, la stessa prima risposta che hai dato, ma di cercare di ricostruire con degli elementi che possono essere utili a noi. Magari tu non te ne rendi conto, ma a me arrivi così, quindi forse può esserci utile per vivere i nostri attriti. Allora mi sentivo anche di essere armonica, io mi sono tutta fatta pezzettini. Allora ovviamente non ho la minima idea, non so assolutamente cosa risponderti, però l'unica cosa che mi sento di dire è se tu hai visto qualcosa di veramente sensato o armonico o così, a costo di essere ripetitiva, io sono veramente convinta che sia tutta una questione legata alle persone che intorno. Io ho la fortuna di leggere, di avere gente che mi riprende quando mi tardo, che non ha problemi a essere un po' forte quando dico delle cose un po' fuori di casa, oppure così mi distraggo troppo.
so se si dovesse calcolare quante parole ci sono dette, non è un continuo parlare, quindi è un continuo formarsi in qualche modo vicenda con le persone, per me importanti. E quindi io credo che se c'è qualcosa di armonico per me, arrivi o comunque venga supportato e sostenuto da questa rete, di questo scambio, di questa cosa. A me hai risposto in maniera importante al tuo grazie. Se non ci sono altre domande, direi di ringraziare Chiara per quello che ha fatto con noi stasera, per quello che ha detto soprattutto, perché l'immagine, per riprendere una cosa che mi era passata davanti agli occhi, ascoltando le tue parole, è ancora quella degli orizzonti e dell'apertura dell'orizzonte. E, insomma, l'orizzonte, lo dici tu, no? Adesso non so se interpreto correttamente, l'orizzonte non è mai uno solo, basta un movimento millimetrico per far sì che l'orizzonte cambi, ma è del resto quello che ci dice anche l'astronomia. Allora, grazie per questa sua apertura, ma anche movimentazione degli orizzonti, che insomma è un orizzonte diverso da quello della Sfinge qua sotto, che vede sempre lo stesso orizzonte immediato e aspetta sempre che ritorni la fatale Novara. E, allora, grazie anche a voi per essere rimasti anche questo tempo con noi. Ricordatevi, quando uscite, ascoltare il mio dei Padari. Ma dipende se ve lo fa. No, perché me l'ha fatto un sacco di volte. Allora, certo che se eri inchinata davanti a Massimiliano, magari non ve lo fa a voi, scusa. Io subito molto più bene a lei che a lui. Orecchie aperte per vedere che cosa Carlotta risponde. L'altra realtà in cui in questo momento. Grazie. Grazie.